Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video e ben ritrovati anche agli ascoltatori del podcast. Oggi l'argomento della settimana è la storia del Giro d'Italia, perché ci stiamo avvicinando all'appuntamento del Giro d'Italia e prima di andare a vedere tutte le tappe del Giro, che sarà un video dedicato nei prossimi giorni, andiamo a vedere tutto quello che è successo dal suo inizio. Il Giro d'Italia nasce nel 1908 dalla Gazzetta dello Sport. La Gazzetta dello Sport che dà anche il colore alla maglia di leader. Colore della maglia di leader che è rosa e anche attualmente è sempre rosa. Stessa cosa è successa anche per il Tour de France, nato invece nel 1903, e il colore della maglia gialla lo è stato sin dal suo inizio. Ma la storia del Tour de France è un'altra cosa e ne andremo a parlare poi quando sarà l'ora. Quindi ora focalizziamoci solo sul Giro d'Italia, la corsa più vicina a noi. Ritornando alla prima edizione, che è stata poi nel 1909, con la bellezza di 127 partecipanti, che però solo 49 riuscirono ad arrivare all'arrivo. Pensate che il primo percorso del Giro d'Italia era composto da 8 tappe, per una lunghezza di 2.400 km. La prima tappa si parla di all'incirca 400 km di tappa. Un ciclismo che noi non conosciamo attualmente, un ciclismo proprio di un'altra era. Difatti parliamo di ben oltre 100 anni ormai. E in quelle 8 tappe erano comunque riusciti a fare un circuito che dalle Alpi si spostavano fino alla Sicilia. E il vincitore della prima edizione del Giro d'Italia fu Luigi Ganna. Chissà se Luigi Ganna ha qualche grado di parentela con Filippo Ganna. Comunque, passata la prima edizione, il Giro d'Italia inizia ad essere sempre più popolare, come tutte le altre corse, quindi Tour de France e anche Vuelta d'Espagna, che era nata in quegli anni, e iniziano ad arrivare tanti più corridori e tanti più partecipanti. Una delle persone che ha spiccato di più negli anni successivi è stato Alfredo Binda, che tra il 1925 e il 1933 lo vinse addirittura per ben 5 volte. 5 volte è anche uno dei record che è durato per un bel po' di anni, ma dopo lo andremo a vedere e vedremo chi si contende il maggior numero di vittorie. Non dimentichiamoci di Alfredo Binda, perché ha anche vinto diverse tappe. In quegli anni, tra il 25 e il 33, ha vinto addirittura, come ho detto prima, 5 volte. E da là poi ha stabilito un record che ha durato un po' di anni e ad eguagliarlo poi è stato Fausto Coppi. Difatti gli anni sono passati, arrivò Bartali, che anche lui lo vinse, ci fu uno stop causato dalla seconda guerra mondiale. Al rientro dalla guerra mondiale Bartali era veterano e il giovane corridore invece a sfidarlo fu Fausto Coppi. Coppi e Bartali che hanno avuto una rivalità che si è portata avanti anche nella storia del ciclismo che tutti noi conosciamo dalla foto classica di uno che passa la borraccia all'altro e non si sa chi passa la borraccia a chi, una foto che è diventata emblematica e come ho detto prima, l'anno in cui ritornò al Giro d'Italia dopo la Seconda Guerra Mondiale era il 1946. Gli anni successivi erano segnati da questa battaglia tra i due. Una delle tappe più emblematiche è stata nell'edizione del 1949, la Cuneo Pinerolo, dove Coppi riuscì a fare 192 km di fuga. Negli anni successivi, Coppi, che era la giovane promessa, continuò a vincere, difatti riuscì a vincere nel 52 e nel 53 anche, per un totale di 5 edizioni del Giro d'Italia, quindi eguagliò il record che vi ho accennato prima di Alfredo Binda. Negli anni successivi spiccò Charlie Gaul che nel 56 e nel 59 lo vinse il Giro d'Italia, andando avanti nel tempo si passò all'era di Merckx, lo conosciamo tutti come il Cannibale, anche lui riuscì a vincere 5 edizioni e attualmente il record di vittorie lo detiene ancora Eddy Merckx, eguagliato da Alfredo Binda e a Fausto Coppi che vi ho accennato prima. Tutti e tre lo hanno vinto per 5 edizioni. Chissà se un campione di quelli che conosciamo attualmente proverà prima o poi a vincere per 5 volte. Chissà se intanto Tadej Pogačar riuscirà a vincere quest'anno, ma come vi ho detto prima ci sarà il video dedicato all'analisi di tutto il giro e all'analisi di tutti i favoriti nei prossimi giorni, quindi non dimenticatevi di iscrivervi al canale e accendere la campanellina per non perdere questo video. Ritornando a noi, siamo arrivati all'era di Eddy Merckx.
Subito dopo di lui arriva l'era di Francesco Mosè, che riuscì a vincerlo nel 1984. Passato Mosè, quindi negli anni 80, arriviamo negli anni 90, quindi cambia il ciclismo. Il ciclismo diventa sempre più conosciuto, cambiano le bici perché siamo passati da delle bici vecchissime, quelle che non abbiamo nominato prima, ma Coppi e Bartali come Binda correvano su delle bici che noi adesso non sappiamo neanche come sono fatte tra poco. Quindi si evolvono le bici, cambiano i circuiti. Siamo passati comunque a 3 settimane di corsa rispetto alle 8 tappe che c'erano all'inizio e è più simile al ciclismo di quello che conosciamo noi. Infatti negli anni 90 una delle più edizioni, quelle più conosciute, fu quella del 1998 dove a vincere è stato Marco Pantani. Passata l'era del 1990 siamo nei primi anni 2000, quindi siamo sempre più vicini alle nostre edizioni, alle ultime edizioni. Uno dei volti più conosciuti nei primi anni 2000 fu Gilberto Simoni, che lo vinse anche lui per 2 anni, nel 2001 e nel 2003. Più avanti andiamo, più iniziamo a ricordare le ultime edizioni. Dopo di lui possiamo ricordare anche di Luca, Menchov, fino ad arrivare al 2010 con le vittorie di Nibali, eccetera. Quindi in breve questa è stata la storia del Giro d'Italia fino ad ora. Non vi ho nominato le ultime edizioni perché di quelle potremmo fare in realtà un video a parte, perché ogni anno si potrebbe raccontare un qualcosa, soprattutto perché all'incirca dal 2005-2006 o forse anche 2008 sono gli anni dove l'ho vissuto, dove erano i miei primi anni di ciclismo e ho diversi ricordi in ogni occasione. Se devo dirla tutta, il mio primo Giro d'Italia che mi ricordo di aver seguito dall'inizio alla fine ero un bambino e quell'anno è stato l'anno che a vincere è stato Danilo Di Luca. Poi mi ricordo dell'edizione successiva dove poi vincere è stato Menchov con una vittoria che è stata in suspense fino all'ultimo giorno perché l'ultima tappa era una cronometro e Menchov nel ciottolato di non mi ricordo quale città cadde a cronometro e poi senza problemi riuscì ad arrivare all'arrivo e a portare la maglia rosa a casa. Quindi in ogni edizione del Giro d'Italia c'ho qualche ricordo, come le prime tappe che sono riuscito ad andare a vedere fisiche. Ho ricordo di un'edizione dove poi a vincere è stato Ivan Basso. Quell'anno io ero andato a vederli nel Monte Zoncolani, in realtà un po' prima a Paularo, dove c'era la carovana. È stata un'edizione un po' particolare perché a vincere quel giorno fu Ivan Basso. C'era Vincenzo Nibali che correva assieme a lui, era un giovane gregario al team Liquigas, e quindi ogni anno ve ne potrei raccontare qualcuna. Quindi di aneddoti, secondo me, ne potrebbero uscire tanti. E chissà che magari durante questa edizione del Giro d'Italia farò uscire una puntata speciale all'interno del mio podcast di S Cycling. Quindi rimanete connessi, se non l'avete ancora fatto, vi consiglio di andarlo ad ascoltare, che sono proprio anche le puntate che vedete qua su YouTube, però solo quella parte vocale, se volete ascoltarlo quando siete in macchina su Spotify o se volete ascoltarlo quando non avete niente da fare, vi consiglio di andare a farlo, perché è anche l'utilizzo che poi vado a fare io dei podcast, che secondo me sono molto comodi, ti tengono compagnia e soprattutto rispetto a delle canzoni, quando magari stai facendo un viaggio lungo, diventano comodi perché almeno tante volte riesci a imparare un qualcosa. Non vi ho accennato invece chi detiene il record di vittorie. Perché se abbiamo accennato prima che i tre contendenti a 5 vittorie della classifica generale sono Merckx, Coppi e Binda, il più vittorioso invece come numero di tappe è Mario Cipollini con ben 42 vittorie. E in seconda posizione con 41 vittorie troviamo proprio Alfredo Binda, che il record di vittorie se l'è portato dal 1933, che è stata la sua ultima vittoria, fino ai primi anni 2000, che sono stati gli anni di Cipollini. In terza posizione invece c'è Guerra a 31 vittorie. Chissà se nei prossimi anni riusciremo a vedere un corridore che entrerà all'interno di questa classifica. Lo stiamo vedendo nel Tour de France, perché Cavendish sta lottando con Merckx per avere una vittoria in più che gli consentirà di avere il primato come numero di vittorie. E spero che questa piccola storia del Giro d'Italia vi sia piaciuta, perché adesso passiamo alle gare attuali. È arrivata l'ora di vedere Mondogare. Mondogare, vediamo tutto quello che è successo nell'ultima settimana. Ultima settimana dove abbiamo visto il Giro di Turchia e il Tour de Romandie per quanto riguarda gli uomini. È iniziata da poco la Vuelta femminile, invece, e andiamo a vedere nel dettaglio cosa è successo. Giro di Turchia, gara di 8 tappe, gara con tante volate.
ma dove poi a vincere la generatore è stato Van den Broek del team DSM davanti a Kudus e a Daul del team Polti Cometa. Cosa ci siamo portati a casa da questo Giro di Turchia? Tre vittorie di Andersen del team DSM, quindi stiamo attenti, questo è un uomo veloce che farà anche il Giro d'Italia e ha fatto proprio la sua prima vittoria in carriera al Giro di Turchia, poi si vede che gli è piaciuto e ne ha fatte altre due. Pilotato da niente poco di meno che Fabio Jakobsen, che anche lui è riuscito a portare a casa invece la prima tappa di questo Giro di Turchia. Per quanto riguarda gli italiani, invece, Fiorelli ha colto una bellissima vittoria davanti a Enrico Zanoncello. Fiorelli che ha vinto grazie a una scorrettezza di Danny Van Poppel quel giorno, perché Van Poppel era davanti negli ultimi 100 metri, ha cambiato traiettoria, quindi è stato declassato e molto probabilmente avrebbe comunque vinto Fiorelli se quel giorno Van Poppel non si sarebbe fermato. Quindi comunque una gran bella vittoria, prima vittoria per lui in carriera. In realtà stavo parlando di Giovanni Leonardi, non di Fiorelli. Quindi, prima vittoria in carriera per Giovanni Leonardi. Andiamo a vedere cosa è successo al Tour de Romandie. Invece, Tour de Romandie, gara pre-Giro d'Italia, c'era qualche pretendente della Corsa Rosa, ma vediamo cosa è successo. A vincere la classifica generale è stato Carlos Rodriguez davanti a Vlasov. In terza posizione troviamo qualcuno che non abbiamo mai nominato. E occhio, perché sarà il Giro d'Italia e darà una mano al suo capitano, forse sarà addirittura lui il capitano, e sto parlando di Lipovic. Lipovic, corridore che non ho mai sentito, un giovane di 23 anni del team Bora, che si è fatto ben notare in questo Giro di Romandia, ha rischiato di vincere una tappa davanti a Carapaz, ha colto la terza posizione in generale, nessuno lo conosceva e stiamo attenti a Lipovic anche al Giro d'Italia. Altre cose che abbiamo visto in questo Tour de Romandie. Prima tappa, un prologo di 3 km scarsi, però dove c'erano 15 curve all'interno di 3 km, curve anche non molto semplici. Quindi una cosa che non si vede molto spesso, diciamo da vedere era carino perché sembravano in una corsa motociclistica, con dove facevano delle pieghe assurde e anche delle velocità molto alte in 3 km, però una cosa che secondo me non ha molto senso fare un prologo di questo genere. Dove i primi 10 erano in praticamente 2 secondi. Oltre a questo, parlando di corridori, chi si è fatto notare? Secondo me, oltre a Carlos Rodriguez che ha vinto, Ayuso si è fatto notare in negativo invece perché era il favorito numero uno e nella tappa regina, quella di sabato dove è andato a vincere Carapaz davanti a Lipovic e Rodriguez, Ayuso è esploso. Ayuso è un corridore molto giovane, non sappiamo cosa sia successo, magari ha sofferto un po' la pressione per essere stato il leader, perché era il favorito da tutti, o magari ha messo troppi chilometri nelle gambe in questo inizio di stagione, era leggermente stanco. Fatto sta che quel giorno è esploso e non l'abbiamo più visto. Poi comunque è riuscito a limitare un po' i danni e ha portato a casa un quinto posto in generale. Per quanto riguarda invece le volate, non c'erano tantissimi velocisti e il team Decathlon si è fatto vedere perché a vincere 2 tappe addirittura è stato Godon. Godon, un corridore che tiene anche nelle gare leggermente dure, l'anno scorso ha vinto la Freccia del Bramante e quest'anno ha colto 2 bellissimi piazzamenti in questa Tour de Romandie. Una tappa addirittura ha vinto, dietro di lui è stato Vendrame, quindi primi e secondi per il team Decathlon. Che questa stagione si stanno facendo ben vedere. Si è corsa anche l'Ardennes Classic, è ritornato finalmente dopo tanti mesi a correre Arnaud Delis, che è ritornato ed è riuscito subito a vincere. Quindi Arnaud Delis, soprattutto per il Tour de France, sta ritornando in forma. Davanti di lui Alex Zangol e Van Gils. Ed ora passiamo alla Vuelta femminile. Ora che sto registrando, si è corsa solo una tappa, quindi la cronometro iniziale. Cronometro iniziale vinta dal team Lidl Trek, la prima ad arrivare al traguardo è stata anche la capitana del team Gaia Realini. Lidl Trek che hanno vinto, ma sono state molto sfortunate perché nell'ultima curva sono cadute in due e quindi hanno anche rallentato tutte le altre che erano dietro. E ad arrivare in seconda posizione è stato il team Visma e in terza posizione Lefty Works. E detto questo, mondo gare si chiude, piccola parentesi invece adesso per le bombe di mercato. Bombe di mercato perché non se ne è sentito parlare, ma mi è arrivata voce che Lenny Martinez, la Bahrain Victorious, gli ha proposto un contratto da 2,5 milioni l'anno. Quindi
Quindi vediamo se Lenny Martinez rimarrà al team Français des Jeux e farà una carriera simile a quella di Thibaut Pinot, che è diventato poi la bandiera anche di quel team, o accetterà 2,5 milioni dal team Bahrain. Non sappiamo ancora niente, non c'è niente di ufficiale, perché poi ovviamente ad agosto si aprirà il mercato ufficialmente e si diranno dove tutti i corridori firmeranno il contratto. Però comunque è arrivata questa notizia bomba di mercato. Oltre a lui, Florian Vermeersch invece lo danno direttamente al team UAE, team UAE che ha esteso i contratti ai corridori giovani e ai giovani talenti che hanno all'interno del suo team, perché Isaac Del Toro ha prolungato fino al 2029. E detto questo, le bombe di mercato della settimana sono passate. Vediamo cosa succederà invece prossimamente, perché tra poco inizia il Giro d'Italia e altre voci di mercato salteranno fuori. Andiamo a vedere invece il prodotto della settimana. Questa settimana volevo parlarvi di questi occhiali che ho acquistato ormai da un po' di tempo, i Van Riesel Perf 900, secondo me molto belli. Vi faccio vedere anche la scatola, si apre così, molto carina. All'interno troviamo ovviamente l'occhiale, occhiali che questi vengono 59,99 euro, ma secondo me sono veramente molto belli. Adesso me li metto su giusto per il video. Questi sono in colorazione nera, li trovate anche in altre colorazioni all'interno del sito. Ovviamente qua sotto vi lascio il link in descrizione, sono anche gli stessi che utilizza il team Decathlon Argent d'Auxerre, che possiamo anche vedere nelle vittorie di questa settimana di Godon. Hanno una forma molto bella, secondo me. E io forse ho sbagliato il colore, perché quelli bianchi che ho visto spesso utilizzati da Decathlon Argent d'Auxerre sono molto più belli, molto più appariscenti, quindi forse il bianco era il colore quello perfetto. Li trovate quindi in diversi colori, questo è quello nero con la lente specchiata, c'è sempre bianco con la lente specchiata, fotocromatico oppure con la lente Zeiss specchiata blu. Quindi molto carini e per il prezzo che hanno, secondo me, sono un articolo bomba. Che ovviamente vi lascio qua sotto in descrizione. Sapete che se dovete andare ad acquistare all'interno del link che trovate nella descrizione al mio video, è uno dei modi per continuare a supportarmi, oltre a iscrivervi al canale se non siete ancora iscritti. E detto questo, se lo fate, vi ringrazio. Torniamo alla chiusura del video con gli altri occhiali. E detto questo, siamo arrivati alla fine del video. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se avete ascoltato il podcast, spero che comunque anche il podcast vi sia piaciuto. Più avanti arriveranno anche delle puntate solo per il podcast, quindi seguitemi anche su Spotify. E detto questo, se non l'avete ancora fatto, vi ricordo di iscrivervi al canale, accendere la campanellina per rimanere aggiornati su tutti i prossimi video. E se lo fate, siete dei grandi. E io vi saluto e ci vediamo. Alla prossima! Baby girl, love my bop and unlike me too. No roof on my top and my babe see through.